Benvenuti cari amici Soft Gunner, oggi parleremo un po' di fai da te. Molti di voi sanno che le batterie, quelle classiche che vengono date assieme al fucile, ovvero le batterie da 8-4 volt, così comunque non lipo, hanno bisogno di essere scaricate completamente prima di essere caricate di nuovo perché hanno il cosiddetto effetto memoria. Ovvero se voi magari la consumate al 30, al 70% rimane quel 30% lì e il vostro fucile non spara più. Se poi però voi comunque la caricate, quel 30% non potrete più utilizzarla la prossima volta. Quindi ora vi faccio vedere come costruire uno scaricabatterie con il minor costo possibile. Sono necessari due pezzi di fili di rame, scotch, portalampada, una lampadina di voltaggio superiore alla batteria. In questo caso la batteria è da 8 volte 4, io sto da 24 volte. Avevo questa in giro per casa. Ok, adesso passiamo a vedere la costruzione. Allora, ok, posizioniamo la videocamera. Scusate gli inconvenienti tecnici. Ok, allora, per costruire lo scaricabatterie, allora partiamo dai cavetti di rame, vedete già pelati su un'estremità, e li andiamo ad agganciare al portalampada. Potete vedere, fate così, bloccate, fate un giro di vite, un giro attorno a questa vite qua. Ecco qui, vedete? E magari quelli che ci tengono di più potrebbero andare a stringerlo, a stringere la vite, vedete qui. Guardate, ecco qua, già la vite e non scappa fuori più. Ok, se ci sto mettendo un po', ma comunque è un lavoro che non richiede moltissimo tempo. Poi facciamo la stessa cosa sull'altro polo, ok? Quindi andiamo ad agganciare qui e facciamo fare un giro attorno, ok? Vedete, è agganciato. Scusate, magari vi do un attimino in più per renderlo un attimino più utilizzabile. Ok, vedete, fatto. Quindi, tac. Andiamo ad agganciare qui così. Poi pareggiamo i fili. Vedete, siamo un po' più lungo. Così. Andiamo a pelare. Ecco qui. Poi fissiamo i fili assieme con lo scotch, meno così non creano più problemi. Vanno in giro qui. Facciamo un lavoro qua. Non importa, cioè, se ci tenete a fare il lavoro fatto bene, se no comunque anche così alla carlona, dai, regge. Qua andiamo un po' più vicino qui e fa, lo blocchiamo. Ok, lo agganciamo, scocciamo. Ok, poi avvitiamo la luce sul portalampada, prendiamo i fili qua, vedete che questo qua lo arrotoliamo bene, che l'abbiamo appena pelato. Non è necessario poi per forza metterci l'attacco, perché comunque basterà andare a inserire dentro i due buchi qui della batteria, vedete? Inseriamo qua, andiamo a centrare il buco, ok? Scusate, eh? Quindi vediamo di centrare il buco qui. Poi facciamo la stessa cosa di qua quando andremo a utilizzarlo. Vedete, è importante arrotolare bene i cavetti di modo che così non diano problemi al momento. Allora, uno due. Come potete vedere, se lo scaricabatterie è fatto bene, la lampadina dovrebbe accendersi. Non so se si vede in camera, ecco, vedete, fa un piccolo bagliore. Vabbè, non è importante comunque. La batteria così si scaricherà. Adesso sta qui poi non è neanche al massimo. Sta batteria qui, quando io ho smesso, cioè l'ho
L'ho finito di usare sabato al bosco e non muoveva più il pistone, però come potete vedere della carica ce l'ha ancora. In teoria adesso nel giro di un'ora dovrebbe scaricarmi tutta la batteria. Qua vedete. Chiudiamo bene. Ok. Agganciamo. Bisogna evitare il contatto tra i fili di rame, altrimenti potrebbe fulminarsi. O la batteria oppure anche la lampadina. La lampadina non è un problema, la batteria sono altri, sono 22 euro che se ne vanno. Lipo 27. Questo qua è un altro dei miei video. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, commentate. E a tutti, ciao a tutti, alla prossima.